I carabinieri della stazione di Solarolo, nella mattinata di giovedì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato tre persone, un 48enne di Conselice e due ragazzi di 34 e 19 anni di Massa Lombarda, che avevano appena finito di rubare 400 kg di materiale ferroso per l'edilizia all'interno di un cantiere in via San Mauro a Solarolo. A dare l'allarme è stato il proprietario del cantiere, che ha girato ai carabinieri una segnalazione ricevuta nella mattinata, fornendo agli agenti una descrizione del furgone utilizzato dai ladri, già all'opera da diversi giorni, sempre nello stesso luogo, una parziale ricostruzione del numero di targa e una descrizione dettagliata delle strade e delle possibili vie di fuga che la banda avrebbe potuto utilizzare. A rintracciare il furgone è stata una volante di Castel Bolognese, che tra l'altro aveva da poco incrociato il veicolo. I carabinieri, con una rapida inversione di marcia, hanno così raggiunto i tre ladri all'interno di una ditta per il recupero di materiale ferroso, mentre erano intenti a scaricare 15 gabbie di ferro per cemento armato. I tre, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono quindi stati accompagnati in caserma e, dopo essere comparsi davanti al giudice del tribunale di Ravenna ieri mattina, sono stati rimessi in libertà in attesa del processo per direttissima. Federico Lega, per Faenza Web TV.